Canti di angeli e
la piazza del municipio e poi c'è per tutto il corso che in realtà si distribuisce lungo la strada, come si può vedere dalle immagini, vedete c'è un lunghissimo corso che in realtà ci sono appunto le trecce di grano. Ecco carissimi utenti, ci troviamo proprio sulla lunga strada dove la processione di Sant'Anna a Iesi dovrebbe attraversare queste strade. La caratteristica, vedete, una treccia di grano, le trecce di grano che sono lunghe oltre 15 km e che attraversano tutto il paese, come si può vedere dalle immagini, sia sulla destra che sulla sinistra. Davvero una caratteristica di questa processione. Buongiorno carissimi utenti, siamo qui col pratino di Iesi, del comune di Iesi, siamo qui davanti al palazzo civico qui a Iesi in provincia di Campobasso, regione Molise, 208esima festa del grano, come si può leggere qui sul palazzo comunale. Davvero un grande successo, si continua con la festa del grano e la 208esima edizione. Qual è la sua opinione in merito a questo numero, a questo grande numero? Allora, è una festa straordinaria che va avanti, come dice lei, da 208 anni, dal 1805 appunto, e sono 208 anni che la gente di Iesi ha l'amore e la passione per questa santa e per questa festa. Ecco, ricordiamo che qui oggi c'è la festa di Sant'Anna ed è definita, come voi entrate nel paese, c'è proprio praticamente in pratica il logo Iesi. Il paese della festa del grano, il paese della festa del grano, quindi la Sant'Anna è collegato praticamente alla festa del grano. Prego assessore. Sì, il grano è il dono che viene fatto alla santa in questo giorno, viene utilizzato come materiale per realizzare delle opere d'arte. È un paese intero che lavora, oggi a Iesi nessuno è spettatore, tutti sono protagonisti di questa festa. Come si può notare è un lunghissimo corso dove qui sfilerà in realtà la processione di Sant'Anna, ci sono già i costumi dell'epoca, questi sono tutti i giovani che praticamente stanno scendendo per andare a posizionarsi per poter effettuare la processione, vero? Sì, sono dei figuranti che parteciperanno a un carro e accompagneranno il carro che hanno fatto loro, hanno realizzato loro interamente a mano quest'anno. Bene. E quindi i costumi sono a tema con il carro. Noi siamo in anteprima, praticamente il vostro carro come si chiamerà? Cenerentola. Cenerentola, infatti qui sono vestiti proprio come Cenerentola. Ricordiamo qui sul corso ci sono tutte le trecce di grano, come si può vedere dalle immagini, che prolungherà per quanti chilometri? Allora, sono la sfilata è di circa un chilometro, copre circa un chilometro, e le trecce di grano sono una quindicina di chilometri di trecce di grano che ogni anno vengono realizzate volontariamente dalle donne di Iesi e servono per addobbare l'intero paese. Davvero le persone qui ci tengono, forse una delle feste dove praticamente c'è maggiore interesse. Ecco, perché qui c'è un grande interesse, quindi la festa praticamente qui non termina mai? Qui la festa non termina mai perché non è una questione soltanto di interesse e passione, qui si nasce, chi nasce in questo paese da bambino partecipa alla festa, quindi è una cosa normalissima per noi dedicare tutto il mese di luglio e più a questa festa. Ecco, ricordiamo che Iesi è il paese del grano. Ci si cammina e mentre si arriva a Iesi si vedono tantissimi campi di grano, ecco, tantissimi campi di grano. Davvero voi cercate di tutelare al meglio, giustamente? Sì, vero? Sì, sì, noi cerchiamo di tutelare ovviamente la produzione di grano, ma l'importanza per noi non è tanto la quantità, è la qualità del prodotto e l'uso che se ne fa del grano, perché noi facciamo un uso del grano un po' diverso da quello che fanno tutti gli altri, per noi è materia d'arte. Ok, andiamo con il presidente della Fondazione San Leo che organizza la corsa dei carri. Ecco presidente, continua ad esserci il successo dell'evento qui a Iesi, siamo al numero 208 come edizione, ritiene che praticamente l'amministrazione comunale e l'intera cittadinanza sta al meglio tutelando praticamente l'evento ogni anno che passa? Giustamente c'è sempre l'innovazione, però giustamente ci si ammoderna e quindi ci si adegua ai nuovi sistemi, prego. Noi siamo contenti di aver intrapreso questo gemellaggio che è iniziato già con una cerimonia il 1° maggio durante la Carrese di San Martino in Ventis, che si svolge tra il 29 aprile e il 2 di maggio. Gli Iesesi sono venuti, il Comitato Sant'Anna è venuto con un proprio carro che ha partecipato alla processione, adesso noi ricambiamo la stessa cosa.
L'importanza di questo gemellaggio nasce dal fatto che due grandi tradizioni, due grandi carresi del Molise, due grandi eccellenze, tu dicevi che questa carresa ha 208 anni, la nostra addirittura millenaria, si incontrano per fare sistema, si incontrano per conoscersi prima di tutto, e qui oggi siamo anche e soprattutto per questo, per onorare Sant'Anna e San Leo, ma allo stesso tempo vogliono fare sistema, sistema Molise con le qualità e con ciò che di meglio ha. Allora il senso della nostra venuta è proprio questo, di creare sempre più un rapporto stretto tra le cose più belle che il Molise ha, per preservarle, ma anche per darle un indirizzo turistico, una possibilità di sviluppo che è fondamentale. Per cui siamo estremamente felici di partecipare a questa festa e la guardiamo con curiosità, e vedrete anche i nostri carri vestiti, non sicuramente come quelli, cioè quando c'è la corsa, che sarebbe ancora più spettacolare, ma come c'è il 1° maggio e il 2 maggio in onore di San Leo. Per cui auguro agli elsesi, al Comitato Sant'Anna, a nome dei sanmartinesi, a nome dell'Associazione dei Tre Carri, i giovani, i giovanotti, i giovanissimi, a nome di tutti i cittadini di San Martino e dell'amministrazione di San Martino, una buona festa, perché con noi speriamo che questa festa ha qualcosa in più che serve anche a ritrovare l'identità del carro e del bue che sono al centro dell'identità e del territorio molisano. Siamo qui con l'assessore Mazzocco nelle immagini. Ecco assessore, davvero un grande evento il vostro, il numero 208 come edizioni. Ecco, come si fa praticamente a raggiungere il numero 208 come edizioni? Ma la festa del grano in onore di Sant'Anna, diciamo che è la festa più importante della nostra comunità, è la festa in cui tutti gli abitanti, tutti i cittadini di Elsi e non solo di Elsi, tutti gli altri si impegnano veramente in modo molto sentito per la realizzazione della festa, quindi ognuno dà del suo per la realizzazione di questa bellissima festa, dall'organizzazione dell'evento grazie al Comitato Festa, alla realizzazione dei carri e delle traglie, al lavoro incredibile delle treccianti che realizzano chilometri e chilometri di trecce per la realizzazione, e noi come amministrazione comunale diamo il nostro contributo organizzando tutto quello che c'è da organizzare per la buona riuscita della manifestazione. E quindi questa è la festa praticamente che raccoglie tutti gli elsesi. Tanti sacrifici, ci saranno tantissimi visitatori come sempre, vero? Sì, assolutamente, ci saranno tante presenze perché ormai la nostra festa ha varcato i confini regionali e anche nazionali. Ci sono poi tanti emigranti che tornano dal Canada, dall'America, dagli Stati Uniti, dalla Germania, quindi dall'Australia. Quindi diciamo nel giorno di Sant'Anna si... Veramente ci sono tante presenze, tanti visitatori, tante persone che ammirano questa festa e ce la invidiano.